Allora, la premessa è divertiamoci perché se noi siamo qui è perché o WordPress ci lavoriamo o ci divertiamo. Di solito sono tutte e due. Quindi, il concetto di adesso è ci divertiamo perché adesso vedremo, proverò a fare un po' di live coding, sai? Siccome lo show va avanti, vediamo cosa viene fuori. Comunque, ecco, divertiamoci un po': è il sottotitolo. Però, un attimo, io quando faccio questi, questo genere di talk preferisco sempre fare un'introduzione su me stesso, un po' anche lunga a quanto pare però vedrò di essere un po' breve, sono il collega Genio, quindi non mi ripeto su quello che facciamo, sono volontario Mozilla oramai da tre anni, sono anche Mozilla rappresentative per, eh, per l'Italia, mi occupo per Mozilla di organizzazione di eventi, reclutamento, promozione, sviluppo, partecipo a diversi eventi internazionali e in ambito Mozilla mi occupo anche dei progetti che riguardano WordPress, eh, quindi sviluppo, dei temi, plugin, tutto quello sulle nuove tecnologie, servizi eccetera. Scrivo anche per Chimera Revo. Eh, per il network and more su tech economy eh, ci troverete anche un articolo sulla community wordpress italiana che ho scritto qualche mese fa con l'aiuto di Luca Sartoni che troverete che sta in giro a fare foto Vabbè, sono un utente linux, eh, questo fa già capire un po', stiamo parlando, core contributor da un anno a quanto pare qualche patch ti permette già di dire essere sono core contributor e quindi spero che tanti oggi con la scusa di diventare core contributo ti divertiranno a fare anche qualche patch e da recentemente, diciamo, dal mese scorso abbiamo fondato pure questa associazione italiana di abbiamo chiamato Industria del software libero, fatta di professionisti e aziende che lavorano con il software libero, fanno promozione, eccetera eccetera, però sul sito avete tutti i riferimenti, però questa era mia introduzione per farvi capire con chi avete davanti, insomma, uno che oramai dal 2008 si diverte a contribuire a progetti open source, diciamo, di tutti i tipi è che la maggior parte delle volte, pure ieri, mi sono detto al contributor day io contribuisco a WordPress, contribuisco a Mozilla, ma tu c'hai anche una vita privata sì, tra le altre cose quindi diciamo sono un po' famoso anche, basta vedere sul mio GitHub quante ne, ne faccio insomma, tra Twitter eccetera quindi diciamo che vedo il contribuire come non è, una co non è tanto faccio la mia parte perché ho ricevuto tanto ma anche perché mi piace e perché imparo anche a utilizzare meglio la tecnologia con cui ci campo che non è un dettaglio da poco quindi, di solito introduco sempre con questa vignetta, per chi non conosce Commit strip, seguitelo su Twitter, Facebook, non ve ne perdete una perché ne esce una al giorno ed è una droga. Eh, il concetto di base qual è? Come vediamo qui, come ne è stato parlato bene oggi e per chi c'era il contributor day, contribuire non significa mettere più uno su Stack Overflow. Quanti drogati ci sono di Stack Overflow qui? Perché il termine giusto è drogati. Ah, non alzate la mano, eh? eh, eh. Dai, ci stanno. Sì. Eh. Come si fanno a utilizzare Stack Overflow? Dai. Ecco, però non basta mettere più uno o fare il copia e incolla per contribuire, c'è sempre quello che ti permette di fare il salto di qualità e di dire lì c'è un mio pezzo, per dire se voi andate agli uffici di Mozilla a San Francisco c'è un monumento dedicato a tutti i volontari con i nomi, tra cui c'è il mio, 5.000 nomi c'è anche il mio, di solito mi dicono, ah il tuo nome è sul monumento e neanche sei morto, grazie, però insomma, sai, almeno c'è tutta soddisfazione, non tanto della battuta però, eh, quindi... Siamo tutti pronti adesso per cominciare. Allora, io quindi vorrei partire con un attimo con un piccolo recap di quello che faremo in questi mezz'ora. Parleremo di ticket. Quindi immagino, credo che ci sia qualche drogato di GitHub. Non ditemi che sono solo io, dai. Non alzate le mani, eh, pompa pigri. Ah, c'è qualcuno. ah. Quindi sapete cosa significa aprire un ticket. Forse sapete anche cosa significa rispondere a un ticket. E forse sapete anche cosa significa fissare un ticket. Però la parte più bella è quando qualcun altro a al tuo posto ti fixa il ticket e ti arriva la par request, e quella è la parte più interessante. E oggi vedremo di, fare, di stare dall'altro lato. Ambiente di lavoro è importantissimo. Ognuno ha il suo. Ho visto portare tutti i tipi, il mio, come si dice, è un Linux, anche se c'è scritto, però ognuno ha il suo, e senza il suo non riesce a lavorare. Ecco oggi vedremo un ambiente di lavoro tramite Vagrant, che vi permetterà, nel giro di mezz'ora, perché bisogna dargli il tempo di scaricare tutto, di avere il vostro ambiente di lavoro per WordPress senza dover stare a soffrire, che non è cosa da poco. Keywords, perché sono molto importanti, un ticket senza qualche label che ti dice la priorità di cosa riguarda, quando ti ritrovi con un repo WordPress, e qui ci sono migliaia, migliaia, migliaia di ticket, cercare non è semplice. E quindi le keywords oggi vedremo alcune di queste. Poi faremo ovviamente una patch in diretta, proveremo anche a caricarla. Ah sì, l'ho scritto. E poi vi lascerò qualche materiale di riferimento, le slide sono già su internet, eccetera, quindi non vi preoccupate, ci saranno tutti i link. Incominciamo subito. Allora, ogni progetto open source utilizza il termine good, feast, bugs, ovvero da dove comincio? Gli sviluppatori ogni tanto dicono guarda, questa è una patch così facile che se ci metto a farla io tolgo la soddisfazione a qualcun altro di fixarla. Su WordPress ci sono. Di solito il problema è che i vengono, ticket vengono marcati, nel giro di settimana qualcun altro l'ha fatti. Quindi, se voi vi aggiungete qui, vedete, oh guarda, questo me lo segno, lo faccio la settimana prossima perché c'è un attimo di tempo. La settimana prossima qualcuno l'ha fatto. Quindi, di solito è utile per dare un'occhiata e capire insomma un po', puoi vedere anche gli altri come l'hanno risolto. E di solito quelli che sono marchiati così, c'è anche qualche mentor da parte di WordPress che ti aiuta a farlo. Ovviamente in inglese parliamo di questo in inglese, però noi siamo su Slack, la gomma italiana è su Slack, c'è cioè il canale Dev, che ho creato tra l'altro io, quindi potete rompere le scatole lì per chi ha qualche difficoltà. Quindi, questi sono i Goofy's Bugs. Quindi, certe volte ritrovate che qualcuno se l'ha segnato ma non sono stati fatti, succede. Quindi, questa è una delle liste in cui volete poter guardare quando tornerete a casa. Qui, io qui ho c'è a da morire a due giorni già, quindi... Cercato, I can't believe, diciamo, per chi non capisse la GIF, NEEDS refresh. Che, perché? Come abbiamo visto oggi, WordPress è vecchiotto, C ha 13 anni, di più forse. Che cosa vuol dire? Che i ticket esistono da 13 anni. E quindi voi avete un archivio di 13 anni di ticket. E cosa succede? Che qualcuno apre un ticket, qualcuno fa la patch, qualcuno aggiorna la patch, qualcun altro aggiorna la patch. Qualcun altro aggiorna la patch, nel frattempo passano 8 anni e la patch non viene mai approvata perché succede tra una release e l'altra di WordPress che succede il feature freeze, ovvero dicono viene rilasciata ad aprile la nuova WordPress, dicono a febbraio stop, fissiamo solo bug presenti nella 4.5 che c'è sviluppo, non fissiamo, non lavoriamo su altre patch che non sono state revisionate, eccetera, eccetera. Quindi nel tempo sul repo WordPress si sono ammucchiati... Non dico migliaio, ma qualche centinaio di ticket con patch già pronte. E lì è un buono spreco. La maggior parte delle volte questi ticket sono veramente molto semplici, tant'è che io ho iniziato così. Ho preso un ticket che era fermo da 8 anni e l'ho risolto, cioè l'ho aggiornato il codice attuale della release di WordPress per la 4.4 ed è stata accettata. Che ho dovuto fare? Il codice di qualcun altro, tanto che l'ho reso compatibile per l'ultima. Però ho cominciato, ho capito come funziona. Oggi utilizzeremo uno di questi ticket, anche perché siccome siamo in live è più facile, insomma, lavorarci. Però è molto importante perché io lo consiglio, visto la mia esperienza, per chi conosce un po' di programmazione, da qui può cominciare a provare qualcosa e ve lo dico da programmatore, da chi si smonta il core, vedere tutto questo ben di Dio, direi quasi, di ticket che sono abbandonati e nessuno li aggiorna perché finché non vengono aggiornati, ovviamente i revisori di WordPress non è che gli danno tanto conto perché ci hanno da gestire gli altri migliaio di ticket. Quindi se tanto qualcuno dice me l'aggiorna, almeno io la provo la patch. Quindi siccome noi siamo tanti, ognuno fa quel piccolo contributo per tutti gli altri. Quindi qui ce ne stanno parecchi. L Ho beccato uno per fare un esempio ieri durante il Contributor Day, lo volevo risolvere. Volevo aggiornare la patch, vado a controllare il codice, era stato già fatto. Può darsi che nel tempo, nel, quel ticket era di 9 anni fa, qualcuno abbia avuto la stessa cosa, è stato aperto un altro ticket, nel frattempo l'hanno risolto, ma questo ticket è passato di vista. Perché succede quando ci sono migliaia di ticket? Può accadere. Quindi. E ho che fatto? Ho detto ha ho chiuso perché attualmente è già stato fatto. Quindi neanche ho dovuto perdere tempo, però intanto che ho fatto ho chiuso un ticket. Immaginate quanti di noi facessero questa cosa quanto si alleggerirebbe il peso per gli sviluppatori di controllare i ticket. Perché se ci sono nove patch, qualcuno le deve guardare a nove patch, guardare sì, non leggere, provarle, che non è poco. E poi le no patch che possono essere da implementare la super ultra funzione a mi serve da fixare il bug, quelle che di solito non sono assegnate, però è stato detto qui bisogna integrarla, quindi se qualcuno ci fa la patch intanto noi la studiamo, vediamo come si può fare, dove c'è da lavorare, se serve un feature plugin, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi pure qui se uno, pone, qui ce ne sono tanti, tanti, di tutti i tipi e di difficoltà, quindi lo tengo come ultima spiaggia, quando io mi annoio non so che fare, do un'occhiata qui, io sono fatto così, quando c'ho quei 5 minuti... Però parliamo dell'ambiente di lavoro. Allora, per trovare qui la GIF è stato un po' difficile perché, come ho detto, l'ambiente di lavoro è, è, non è la cosa importante, di più. Senza di quello non si proprio non si riesce a fare niente. Quindi se noi siamo agevolati, ci sono più contributi, che non è poco. Io lo dico da contributore di diversi progetti open source, oramai ad oggi, grazie alle nuove tecnologie di virtualizzazione, si è molto semplificati in questo. Potrei farvi l'esempio di contribuire a progetti come Firefox, che si tratta di anche 30 giga di sorgenti, che poi diventano 30 mega. però compilati. Cosa significa scaricarsi 30 giga di sorgenti e compilarli su una macchina dove ci mette 9 ore? Un sacco di tempo perso. Quindi, avere un ambiente di lavoro che almeno ti dice, sai, almeno ci serve devo solo scaricarmi 30 giga, al limite una parte, non è una cosa malvagia. Quindi l'ambiente di lavoro ti salva la vita, ma perché? Quello che vedremo oggi non è utile solo per contribuire, anzi, noi nella mia agenzia e tante altre lo utilizziamo per lavorare. E siccome era stato pure scritto sul sito per il contributor day parliamo di uh, wearing vagrants, background, che in italiano è www che pare, perché noi non diciamo www, www, quindi lo troverete sempre come sigla, che certe volte non sciogli lingua, comunque a parte questo. E che cos'è? È una macchina virtuale per Vagrant. Quanti di voi conoscono Vagrant? Almeno alzate un po'. Di... Oh, ecco. Ok. Per chi non lo sapesse, si tratta di un programma che serve a semplificarti la vita con le macchine virtuali che in automatico ti permette di installare i programmi lì dentro, per, di solito per gli sviluppatori, a tempo zero, nel senso che tu premi, dai un comando, lui in automatico sa deve scaricare WordPress, deve scaricare Node.js, deve scaricare quello, 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 quello installarlo, fare quello, 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 quello e tu Te ritrovi dopo una mezz'oretta e tanto si è il caffè per chi fuma la sigaretta tutto fatto che bello e in Vagrants è quello che ha utilizzato principalmente tutti i sviluppatori di WordPress quindi sta utilizzando qualcosa che lo utilizzano tanti e che sei sicuro che gli spari con un carro armato e il carro armato si fa male e funziona perché vi permette di avere tutta una bella serie di cose che i sviluppatori che conoscono queste cose che vi faccio vedere gli piacerà tanto beh fino a qui è un server LAMP che mi offre, niente di nuovo. Però è tutto già bello configurato. E cosa significa? Beh, abbiamo qualche soluzione, già vedi debug, capisci? Si parla di sviluppo. Però non è obbligatorio usarlo, ovviamente. Poi cominciamo con la roba da sviluppatori, che questa qui da un diventa una dipendenza, specialmente mail catcher. Qui noi abbiamo gli strumenti che ci permettono di gestire tutto quello che gira su questa macchina, pensate agli sviluppatori, tutti conoscerete PHPMyAdmin c'è anche il supporto per me in cache integrato, webgrind per il supporto xdebug proprio per le cose complicate io non l'ho mai utilizzato, e MelCatcher invece è una novità dell'ultima versione. Quante volte a voi vi è successo che dovete debuggare qualcosa che invia un'email e voglio sapere che cosa c'è nell'email ma voi avete messo l'email di test che non esiste e quindi non ricevete niente. O ci mette 20 minuti perché non ti sa come gli girano male al filtro antispam. MelCatcher non è altro che un programma che tra traccia tutte le mail che vengono inviate nel server locale. Quindi vedremo una paginetta web lì dentro tutte le mail che girano, che sono state inviate. Quindi darà sviluppatore è perfetto per fare il debug. Non dovete neanche star a perdere tempo. Ed è certe volte vi salva un po' la vita. Eh? E qui parliamo subito in zona PHP. PHP unit, non conoscerete gli unit test, WordPress è suoi ovviamente, molti plugin hanno i suoi, va in www Integra ovviamente PHP Unit e voi potete utilizzare PHP Unit anche di WordPress direttamente, eseguirle, eccetera. A Wuppicly, che è una droga pure quella, ma alla fine diventa un po' tutta una droga. Però eh, PHP Code Sniffer, quella è la prima droga che uno conosce quando comincia a programmare PHP che ti segnala tutti gli errori che stai scrivendo nel tuo codice, che non è cosa da poco, perché vi salva, sai, dove ho messo quella parentesi quadra, perché quello non è se quelle linee standard che quando... Si contribuisce al progetto Bezuzzo, diciamo è la prima regola. Infatti, la prima cosa che dopo faremo è leggere le linee guida. E Composer perché verranno scaricati automatico tutti questi software. Quindi, qualcuno, chi gli serve, già lo trova dentro la macchina virtuale insieme a tutto il resto. E qui la chicca, perché fino adesso vi ho detto cose che potete installare autonomamente. La chicca è questa di avere. Wordpress table, WordPress trunk, WordPress trunk con i file dev, Wordpress trunk con i file compilati, che cosa vuol dire? Che voi in automatico in questa macchina virtuale avete quattro siti già pronti. Funzionanti e configurati, che, che utilizzano quattro versioni di WordPress. Dici, e che ci faccio con quattro? Pure io all'inizio dicevo, che ci faccio con quattro? Poi mi sono reso conto che non mi bastavano. Perché che parte, allora, trunk, provo l'ultima novità. Poi dici de Files, perché così provo i file non minificati, sai, a volte ti capita quelle loro di Gquery con i CSS che si incrocia con Backbone e tu dici, poi ho spesso io male, punto e virgola, però così bene puoi capire dov'è. Build Files sono invece quelli compilati, quindi avete quattro siti già pronti, funzionanti, che non avete anche la password su www, ve lo dico, per chi si scorda sempre di leggere il Redmi, e admin e password di tutti i siti, E la password. questi sono i dati d'accesso. Il bello però è che utilizzando un altro script che si chiama variable baring, solo W cioè. quindi potete capire a un certo punto a voce cosa può diventare un po' complicato, vi permette in automatico di creare dentro w, 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 quello con ho tre un sito. Quindi voi in automatico io ogni volta che si tratta di fare un plugin, digito il comando quello con 2V, create, gli dico come si deve chiamare il sito, in automatico mi chiederà quale versione di WordPress vuoi installare? Vuoi dei contenuti d'esempio, che non è cosa da poco perché te ne genera un migliaio, vuoi multisite, vuoi supporto debug, vuoi tolti i plugin di default, in automatico li prende, installa WordPress, configura admin e password e già ce l'avete pronto. Quindi a seconda della vostra linea avete il vostro sito WordPress. Quindi io certe volte me ne trovo con una ventina, però ce n'è uno specifico, non mi sporca il computer stesso perché è una macchina virtuale e il bello di vari di v, mannaggia, www, è che è una macchina virtuale. E siccome ha un bello script che viene eseguito, voi potreste dire domani la macchina virtuale ci ho fatto troppi casini perché sono entrato dentro. Con un comando, cancellare la macchina virtuale. Siccome viene fatto un backup anche del database, perché ogni volta che voi chiudete questa macchina, viene fatto un dump del database locale che vi permette di condividerlo su Dropbox, per dire, su Git, su qualcun altro. E ovviamente tutti i file sono sul vostro computer condivisi con la macchina virtuale, quindi se voi cancellate il file della macchina virtuale, eseguite Vagrant, la allora BA, in dico carica tutto: i file di configurazione di Gin, Quindi voi potete condividere i vostri file con i colleghi, ma non avete bisogno della stessa macchina virtuale, perché ci sono i file, che non è cosa da poco. Poi la so, io la dico, ho detto, come la posso spiegare alla dashboard? Perché voi partite che la dashboard di base è una schifezza, contiene solo i link, però. È una pagina bianca, sai, di quelle del modem 56k che neanche c'è un'immaginina brutte, ma brutte, brutte. Si so, siccome è bello open source, si possono installare dashboard faiche, perché fighe non basta per dirlo, adesso ve la faccio vedere. Come ho detto, poi il bello è che ogni, fa, ogni sito ha il suo file di log. Infatti, io mi sono fatto per dire la, una, un alias per il bash, in automatico gli dico qual è il sito solo, e lui mi apre sulla console direttamente il log PHP quindi neanche devo fare il classico print error schifoso che non sai dove te lo piazza ce l'ho un bello file di log a parte che non è una grande novità però ce l'hai per ogni sito quindi adesso vi faccio vedere un attimo un'azione per chi non lo conosce la, uh, come dico io la super powerful dashboard questa al momento è quella che consiglio che fa veramente di tutto altro che ci cipane qualcuno potrebbe dire che cosa fa? beh Abbiamo, il laser. abbiamo questa parte qui per il caching di tutta questa roba perché voi vedete qui che questo vi lista tutti i siti che voi avete. La versione potete, ovviamente, cliccare su Visit, andrete su frontend, grande admin profiler. Vi attiverà Xdebug, Teams, in automatico dentro questo pannello vedrete i temi installati. Plugin idem e potete aggiornarli direttamente da qui. Vi permette anche di fare il backup database di quel sito. Il migrate ha la chicca di fare anche il search replace. Vuoi dire allora questo database, questo sito lo devo portare in produzione. Però ovviamente il locale hanno il, si chiamano co dev, come ho chiamato ribattezzato io, è il locale, posso chiamarli anche Pinco Pallino. E' online, non si chiama Pincopallino. Avrete un bel campo che vi dice come si deve chiamare il sito e in automatico vi fa replace due da database già bello pulito, predisposto è diventata un'altra droga, alla fine sono un drogato di queste cose. E Errori vi fa, vi permette di avere questo blocco qui sotto degli errori del sito, che però ci ha aggiunto adesso anche la ricerca, e poi c'hai i link ai vari, sistemi, ai vari servizi integrati che vi permetteranno veramente di svoltare. Quindi voi tutta una macchina virtuale vi offre tutta questa amparatà, non vi deve preoccupare di niente, lì allora, vi deve preoccupare di configurare il vostro editor per sfruttare i tool che vi offre la macchina integrata, però che voi dovete avere sulla vostra macchina locale. E siete liberi ovviamente di utilizzare qualunque edito, perché questa è una macchina virtuale Linux, base Ubuntu, voi non avete neanche bisogno di entrare dentro, devi SSH e dare qualcosa, perché è già bella pronta fuori. Io non l'ho mai fatto, non vi serve, perché avete i vostri file. E quindi vi ho presentato adesso VVV, l'ho detto bene stavolta, che vi permette insomma di fare di tutto. Quindi i riferimenti... Questo è un articolo che ho scritto io, che vi spiega un po' come lo utilizzo io, ovviamente in italiano, ovviamente, e con un po' di consigli, come installare quella dashboard, qualche consiglio e via. Questo invece è un webinar che ho fatto con i miei colleghi con Skills and More, che vi spieghiamo un po' come utilizzarlo, dura un'ora e mezza, in italiano, per chi vuole capirne un po' di più. Però parliamo di standard perché un progetto senza standard non vale un tubo perché ti trovi che 10 persone lavorano ognuno al suo modo diventa un caos specialmente quando sei in un'agenzia. Quindi WordPress vi fornisce i standard da seguire e che è bello è che sono scaricabili e voi potete configurarli nei vostri editor. Sono online, voi potete anche leggere però se ve lo fa l'editor di dirvi qui non è scritto bene e quando voi state lavorando su tanti file... Non è male, specialmente se tu utilizzi questi standard anche per lavorare sui plugin, utilizzi gli stessi standard WordPress, che non è male anche perché te li impari il codice è uguale a quello degli altri. Quindi ci sono delle regole dentro WordPress per sviluppare. Dai tab posto degli spazi, mentre solitamente si vogliono gli spazi, per il corpo, però voi siete di brevemente utilizzare qualunque standard che. Basta che seguite lo standard dei, delle vie di WordPress. Però per contribuire a WordPress dovete seguire queste regole. Però le potete scaricare e configurare sul vostro editor. Quindi ce ne sono diverse e sono utile che mi dilungo su queste, anche perché, come ho detto, il tempo che abbiamo è quello che è. Quindi parliamo di keywords, che all'inizio tu dici, ma faccio prima impararmi le tabelline perché dopo un po' sono un po' tanti. Quindi vi ho fatto un'ultra selezione di quello che a voi vi potrebbe interessare. Ovviamente le basi. Needs patch, qualcuno che si deve divertire a fare la patch. S patch, qualcuno si è divertito a fare la patch e significa che Bisogna dargli un feedback, vedere, ah funziona bene, no guarda qui forse è meglio se la fai là, eccetera. Però forse è il caso anche che qualcuno la verifica, è anche il caso che qualcuno fa unit test. Ovviamente quando fate una patch non dovete per forza fare unit test, il testing sì ovviamente, unit test potrebbe anche fargli qualche altro contributo, quindi non vi spaventate da questo, infatti io non mi sono spaventato, non l'ho ancora mai fatti, però tanto faccio la patch, poi qualcun altro intanto lo fa. Però adatto da qualche parte si coveggia, altrimenti quel ticket potrebbe rimanere fermo anche altri 8 anni. Da qualche parte finché qualcuno non smuove un sasso, il sasso no, sennò non si muove. Qualche volta potrebbero dire, forse senti, mi ci metti un po' di commenti dentro perché non si capisce niente se qualcuno legge il codice. I, co i commenti sono belli, quindi qualcuno ce deve mettere. Ma forse è bello che se non ha funzione qualcuno anche faccia una pagina sul wiki. E quindi adesso proviamo un ticket. Allora mi sono detto, come ho detto lì sono tanti ticket. Che, che Cosa gli faccio provare? Quale provo a fare? Quindi mi sono detto allora. Io ho fatto un piccolo link abbreviato. Che con, ho fatto una selezione di ticket. Quindi, per chi domani, perché stasera non ce l'avrete tempo, vuole dire voglio provare a fixarne uno. Vi ho fatto una selezione io di ticket. Ta ta ta. Al momento sono 26 ticket. L'ho scelto io. Come vedete, alcuni hanno anche quattro cifre, quindi vuol dire che hanno almeno 8 anni. Sono tutti i ticket che hanno o la patch o non ce l'hanno, sono molto molto semplici, non richiedono neanche troppo impegno, però sono ideali per chi vuole incominciare. Quindi vi ho già fatto un elenco. Quindi voi potete divertirvi tra questi qui senza che ve lo date a cercare. Allora mi sono detto adesso quale presento io oggi? Allora io oggi mi sono messo lì, ho fatto una scelta e ho deciso questo qui. Quindi se internet è con noi caricheremo la pagina. Allora, vediamo già che questo ticket ha 5 anni. Ci sono ben 6 patch diverse, l'ultima di 21 mesi fa, e non è stato mai inserito. Quindi, vediamo che ha la patch, ma needs a refresh. Qualcuno deve andare a rinfrescarlo in modo che sia compatibile alla versione... Moderna di WordPress perché è inutile, ve lo dico, cambiano i nomi dei file, cambia la polariga, cambiano il codice interno, vanno riaggiornati. Quindi uno dà una letta alla storia perché serve per capire perché ci sono le discussioni. Quindi vediamo un po' la storia, gli anni passano, passano. Vediamo qualcuno aggiunge qualche cosa e dice guarda, dobbiamo metterci in azione, qualcun altro ne parla, qualcuno che dice. Non lo commettiamo più perché dobbiamo discutere un altro po' o è troppo tardi. Qualcuno dice dopo tre anni so passati, ne sono passati due, è caso che la rifreschiamo. Qualcuno dice ho fatto un'altra alternativa. Qualcuno dice me la vi date un feedback? E toglie il tag. Nel frattempo qualcuno dà il feedback. E qui, e non è neanche tanto lungo, certe volte sono lunghi. Qualcuno dice lo mettiamo nella 3.8, chi se la ricorda? Ecco, allora diciamo, muoviamo la 3.8 perché la avvezzata per la 3.7 e passa un altro anno. Arriviamo che qui dicono: Forse è il caso che la rinfreschiamo. Quindi si prosegue, la rinfrescano. Due anni fa la rinfrescano, la rinfrescano un'altra volta. Ha preso tanta tant'aria. Arriviamo qui, dicono: Spostiamo. Era pensata per la 4.0, mettiamola più là. E se arrivi a un certo punto e dicono: eh, Quattro mesi fa me la rinfrescata un'altra volta allora. Se nessuno la rinfresca, nessuno la commenterà mai e non potrerà mai dentro WordPress. Quindi, siccome l'ho vista, ho detto facciamo qualcosa di semplice, vi potete voi scaricare, scusate, potete scaricare da qui su quell'elenco che avete visto qui in alto. Tutte le patch la visco di partita dalla prima in questo caso, scaricate direttamente l'ultima. E quando ve la scaricate è un file di testo diff. Che non ci si capisce niente. L'effetto che voi avete quando l'aprite e dite uh. Già tanto che il mio editor purtroppo ha utilizzare NetBeans che oggi ha deciso di fare le storie. E questo editor qui su KD vedete che mi colora bene il codice. Mi dice guarda la parti rosse sono quelle Ok. Sono le parti rosse sono quelle che è ora che si scambiano. E infatti vedete col più vengono marcate tutte quelle nuove. Ma il well, bello è che già c'è la documentazione, quindi neanche dovete dire devo fare la documentazione. No. Voglio solo aggiornare questo codice. Quindi, come vedete più, ci dice, questo è il codice da mettere. Però qual è il problema? Siccome il bello delle patch è che si chiamano patch, vuol dire che io ho un comando, mi mette la modifica, senza che faccio il copia e colla. Il problema è che noi in questo caso troviamo con una patch che c'è scritto di... Come abbiamo visto di, di, di due anni fa, quindi se noi proviamo a seguire questo patch, ci potrebbe creare casini, perché nel tempo il codice WordPress è cambiato, le linee non corrispondono, quindi vi trovereste con WordPress un casino, quindi conviene fare quel classico copia e incolla, solo per evitare, anche perché in questo caso sono solo 10 righe, non bisogna preoccuparsi più di tanto. E quindi per chi dice qual è la differenza rispetto all'altro, questi file diff vi permettono di fare anche questa cosa, se voi utilizzate un programma, che mette di dire le differenze, vi permette anche di capire cosa è cambiato per chi insomma vuole capirlo graficamente, ve lo faccio solo per farvelo vedere. Quindi, adesso noi, io nel frattempo tasto. Uh, ho aperto il file che ho scoperto che ancora esiste, perché nel tempo potrebbero cambiare i riferimenti, il codice si riorganizza perché si evolve. Il file esiste, ovviamente la riga non corrisponde più a quella, però manca ancora questa integrazione. Quindi ho trovato come vedete la tor template. Io qui ho scelto la WordPress Develop, ovvero la Trunk, di, delle disponibili di, di WWW. Ecco qui il codice. Vedete qualche differenza rispetto alla patch? No, il codice è lo stesso, tanto che sono cambiate il numero di righe in cui si fa riferimento. Quindi potremmo anche applicare la patch brutalmente qui dentro. E lo possiamo fare, perché come abbiamo visto, la patch non fa altro che aggiungere un filtro. La maggior parte delle ticket che nez refresh è di aggiungere un filtro o un hook quindi cose che non fanno mai male specialmente quando si tratta del back-end che ce ne sono veramente poche quindi noi potremmo anche eh, per, adesso vi faccio l'esempio qui fare il classico copia and incolla un attimo invito il punto prima del for each siccome ho fatto il copia and incolla c'è cioè il fastidioso più quindi potremmo utilizzare il classico canch per toglierli dalle scatole. Poi abbiamo, in questo caso potremmo dire anche che è stata fatta un'ottimizzazione qui dentro, però per il, lo scopo del talk lo lasciamo un attimo perdere, è un'ottimizzazione per chi, visto che ci sono, avere eh, dentro al for each la dichiarazione della query potrebbe, a ogni giro potrebbe richiedere di fare quelle funzioni. in questo caso è una query, quindi potrebbe essere eccessivo, quindi solitamente si sposta in una variabile in modo che venga messa a parte e non venga eseguita ogni giro. Quindi è solo un'ottimizzazione potremmo dire da programmatore che può essere fatta a parte. Come vedete io qui ho messo la peccia aggiunto un filtro e le variabili hanno lo stesso nome, non sono cambiate nel tempo. Ok. Non sono cambiate nel tempo, quindi ho fatto ho contribuito a WordPress facendo questo, però ancora non ho salvato e ho aggiunto un filtro che servirebbe a filtrare l'elenco degli, uten degli utenti generati dalla funzione VP list authors. Voi potreste dire voglio che alcuni non si nascondano, adesso avete il filtro per farlo, che potrebbe essere comodo in alcuni contesti. Perché nel resto della funzione non c'è. Dovreste voi farvela a mano e poi cancellarla, e farvi voi la VP query eccetera, ma se avete la funzione siamo tutti belli che contenti. Quindi adesso noi che faremo? Salviamo. Quindi mi funziona solo il locale. Per questioni di brevità, non la testo perché, perché, come avete visto, è veramente irrisoria come patch in questo caso. Non ti sento. Ah, sì, non è stato tabulato. Uh -huh. L'editor scat. <coughs> diciamo che io ce l'ho configurato tutto a spazi e quindi WordPress va tab. Non ho avuto tempo per configurare tutto come volevo. Mi era sfuggito questa cosa, sai? Ah. Sì, è, sarà dentro Args, sicuro. Eccola. Quindi bisogna correggere qui. Ecco, nel tempo abbiamo scoperto che c'era un'altra cosa. Ovviamente, adesso io, perché vado veloce, insomma... Non sto facendo caso a tutti questi dettagli, però voi dovrete farla perché se no gli sviluppatori vi diranno, guarda qua, ti è sfuggito qualcosa. Anche perché, come ho detto in queste brevità, non la testo. Anche se sarebbe servito a quanto pare. Ecco. Ho aggiunto il supporto. <ride> Risalvo. Allora, torniamo alle slide. Se becco lo schermo giusto, ok. Ho salvato il file. Ci siamo sporcati le mani. Adesso dobbiamo fare l'unica linea di comando che dovrete dare per generare la patch. Ok, mi devo ultra sbrigare. Eh, con questo comando sul vostro computer, l'SVN viene generata direttamente la patch. Qui vedete che ho avviato Vagrant, eccetera. Mi ultra sbrigo. SVN diff non fa altro che fare il file diff che avete visto di prima. Vedete? È lo stesso. Con questo comando qui, io non faccio altro che dirgli che me lo deve salvare. Allora, utilizzano lo standard di dire che il nome della patch è il numero del ticket. Così mi ricordo di cosa sto parlando. Oh, si è alzato all'improvviso. Eh, allora, il numero è nel ticket è 17025. Aridaille 17025. Però utilizzano anche lo standard, come avete visto che ce ne sono 6. Quindi io qui invece di fare 6 metterò 7, perché così mi permette di tracciare la patch. Diciamo .7.diff. Se adesso io faccio le da qualche parte, eccolo qui, M ha creato la patch, che adesso io da qui, come sono rimasti solo 5 minuti, non lo carico, lo faccio dopo un attimo di calma, potete scrivere, caricare qui, togliere il tag, nizio refresh, perché l'abbiamo rinfrescata, caricarla, mettere una descrizione, del dire, l'ho rinfrescata, ho fatto anche quella correzione lì, e la pubblicate, sub it changes, quindi, questo è come fare una patch, quindi noi dobbiamo inviare la patch e abbiamo visto succede che spesso bisogna spiegare la differenza perché adesso in questo caso era una needs refresh. Aggiorniamo le keyword, aspettiamo. Bisogna aspettare. Partecipare al ticket. Oh, l'ho fatto, qualcuno me lo commenta, lo scrivo su Slack, qualcuno me lo revisiona. Aspettiamo. Poi arriva la 4.4 e poi vi trovate tra i contributor qui da qualche parte perché avete contribuito con un refresh. Se è stata ovviamente approvata. Qui da qualche parte vedete c'è anche il mio nome. Eh, beh, eh, era un ordine a fa bene però lo ritrovescate il post e vi trovate lì che risultate tra contributor. e diventate un core contributor e vi trovate che dopo che è stato approvato quel simboletto là sul profilo a parte la mia grafica lì con la, con la freccia bellissima uh, vi ritrovate questo Ovviamente io qui vi lascio il link al manuale che dovete leggervi, che vi dice le regole, come funziona WordPress perché si fa quello o quella, quindi non mettetevi subito adesso a fare la patch, leggetevelo. Questa è una awesome list che ho creato io con, i consigli, con alcuni snippet già pronti, presi da plugin, eccetera, che aggiorno con, eh, continuamente per i sviluppatori, per chi vuole insomma, approfondire un po' come si fanno certe cose. Quindi vi invito a partecipare, a leggere, rispondere a ai commenti, eccetera. Questo è il link da cui mi sono ispirato a farlo, che ho utilizzato e vi spiega tutto quanto anche un po' più nei dettagli per chi vuole vedere tutti i vari passaggi e approfondire ancora di più anche Grunt, tutta questa parte qui. Quindi io sono arrivato alla fine, siccome il tempo è proprio finito, eh, se ci sono domande bene, se no me le fate più là. Vai. Bene. Eh, ho visto che www installa Nginx, come... sì. si può fare anche con Apache o...? Woo open source, quindi c'è chi ha fatto un fork che invece di avere nginx Apache, però non può utilizzare variable V quell'altro lì con V perché non supporta quello lì. Però potete avere anche la versione che utilizza internamente Apache, ma ti posso assicurare che WordPress con nginx funziona lo stesso. Sì, sì, tranquillamente ci ho lavorato, fatto patch, ho lavorato a diversi siti per i clienti plugin senza problemi. Anzi è più veloce perché così quindi funziona tranquillamente. Non hai problemi perché alla fine è il sito in automatico che viene generato il web server, quindi tu sul sito online dovrai solo fare il gener generazione di permalink che ti genera il file htaccess che serve ad apaci, devi fare solo quel passaggio lì. Altre domande? Va bene, ciao!